Davide Mezzanotti, era uno scontro diretto importante, sentito da entrambe le parti, questo Arezzo-Castelrigone. L'ha vinto l'Arezzo anche largamente nel punteggio. Insomma, ti chiedo una prestazione che giudichi come quella della tua squadra. È mancata dal punto di vista tattico, tecnico, psicologico, non lo so, cosa pensi? Penso che quando perdi 3-0 siano più le cause, non ce n'è una sola. Siamo stati inferiori all'Arezzo, questo è un dato di fatto. Se poi è stato tatticamente o a livello psicologico o altro, questo dobbiamo valutarlo bene. A caldo si potrebbero dire tante cose, ma poi in realtà non sono sempre quelle. Credo che oggi abbiamo perso una partita, anche con un risultato abbastanza rotondo, dove noi insomma puntavamo molto a questa partita qua, per dare continuità a un campionato che in questo momento non ci vede con il piglio giusto. 4-3-1-2 dell'Arezzo, per la prima volta hanno giocato Raso, Martinez e Cissé insieme. Te l'aspettavi? È stato questo che ha influito sul risultato o insomma è dipeso da altro secondo te? No, no, me l'aspettavo anche perché l'hanno provato giovedì. Me l'aspettavo. Sapevo che potevano giocare così o con Rubechini esterno e un altro giovane, ma non è stato questo, onestamente, perché oggi al primo tiro verso la porta hanno fatto gol, al secondo hanno fatto gol. Dobbiamo sicuramente avere più tigna, dobbiamo essere più cattivi nella zona, nella retroguardia, dove oggi subiamo ancora tanto. Dobbiamo crescere molto, questo è l'altra cosa. Dobbiamo lavorare e crescere molto e dobbiamo lavorare anche a fare spenti perché in questo momento la classifica dice che noi non siamo a ridosso delle prime. È quasi finito un giro d'andata, abbiamo altalenato i risultati facendo la vittoria a sconfitta. Quindi quello che mi preme dire è che per fare qualcosa di buono, di importante, bisogna lavorare. Basta la testa, lavorare, lavorare. Poi farmi i conti, intanto è inutile adesso piangersi addosso. Daniele Crescenzo, partiamo dai due pali che hai colpito, anzi due traverse per dirlo esattamente. Insomma, questo gol hanno segnato praticamente tutti in squadra e a te ancora non riesce, nonostante credo tu sia il giocatore che ha tirato più volte in porta dall'inizio della stagione. Ma come ho già detto prima, io ci provo, poi se il gol arriva meglio. Normalmente l'importante era vincere oggi, ci siamo riusciti bene, poi la sfortuna prima o poi arriverà questo gol, ci spero più che altro. Un 3-0 importante, no? Perché ottenuto contro una diretta concorrente per la promozione. L'Arezzo ha giocato una bella partita, l'ha vinta meritatamente. Cosa può cambiare questo anche per il proseguimento del campionato? Ma a differenza delle altre partite, oggi siamo rientrati in campo con cervello, siamo stati là, ci siamo messi dietro, abbiamo saputo soffrire quando c'era da soffrire e questo secondo me ha fatto la differenza. Dobbiamo giocare così tutte le partite, secondo me, cercando di fare subito bene il primo tempo, chiudendo subito la partita ai primi 45 minuti e poi giocare in ripartenza nel secondo e non far passare l'avversario là, dal centrocampo. Per la prima partita di un trittico di gare, giovedì c'è l'Orvietana, domenica le Pontedera. Quanto ti dispiace non giocare giovedì? Eri diffidato, hai preso l'ammonizione, ho visto che ti sei arrabbiato in campo. Sì, parecchio, perché poi ho preso anche la palla, sinceramente parlando, però volevo giocarle tutte e tre, perché comunque sono in forma, ho lavorato bene in questi ultimi mesi, ci sono fisicamente, come penso tutti gli altri, e quindi mi dispiace veramente tanto non giocare la partita di giovedì, che secondo me è fondamentale poi per arrivare al top contro domenica contro il Pontedera. Matteo Sensi, sei tornato a quello che succedeva un po' l'anno scorso, no? Nel ruolo di terzino destro, anche perché il tridente del Castelrigone era abbastanza temuto. C'era Agostinelli nel primo tempo, poi è entrato Zuppardo. Sembra sia andata bene, no? Sei contento? Sì, sono molto, molto contento della prestazione mia e soprattutto di quella della squadra. Sì, il Castelrigone sappiamo che sulla carta ha dei giocatori ottimi, soprattutto nel reparto offensivo. E sì, il mister ha deciso di schierarmi a destra perché sapevamo che avevano dei giocatori pericolosi sulle fasce, credo di essermi comportato bene. Che impressione ti ha fatto questo Castelrigone alla luce di una partita del genere in cui l'Arezzo è riuscito a sbloccarla, ha raddoppiato, poi ha segnato il 3-0, l'ha gestita bene, no? A differenza di altre volte. Sì, no, noi oggi secondo me abbiamo fatto un'ottima prestazione, una grande partita, siamo stati bravi a sbloccarla su uno schema di punizione, una cosa provata e soprattutto dopo il gol siamo stati bravi a non arretrare ma continuare ad attaccare, a spingere, a cercare di pressarli alti, così è venuto il raddoppio. Poi dopo nel secondo tempo credo che l'abbiamo gestita bene, siamo stati bravi addirittura a trovare il terzo gol, abbiamo rischiato poco. Nel secondo tempo, solo su un tiro di De Luca, mi sembra che su un cross la palla si era impennata è stato bravissimo Lorenzo, ha fatto un miracolo a pararla. Poi il
il resto credo che abbiamo concesso veramente poco. Adesso cos'è più difficile, recuperare le energie fisiche, quelle mentali, pensare all'Orvietana e non al Ponte d'Era, insomma cosa? Sì, adesso dobbiamo essere bravi a sì, essere felici per la partita di oggi, ma pensare subito a quella di Orvieto, di giovedì, perché saranno tre punti fondamentali anche quelli per la nostra rincorsa sul Ponte d'Era. E al Ponte d'Era poi ci penseremo da giovedì sera. Michele Bacis, c'erano tanti spunti interessanti oggi, no, per spiegarla anche questa partita, il debutto di Dromela, la prima volta col tridente, insomma, direi che però alla fine la differenza l'ha fatta l'approccio alla partita, cioè un Arezzo così battagliero, carico, determinato, non lo so, forse non si era mai visto, al di là del 2-0 con cui si è chiuso il primo tempo. Ma sicuramente in questa categoria specialmente vengono a meno magari qualche colpo tecnico del giocatore del singolo, serve più la corsa, la quantità che la qualità. Oggi i ragazzi hanno messo in campo tanto agonismo e tanta voglia di portare a casa il risultato. Castelrigone, che impressione ti ha fatto? Era uno scontro diretto delicato questo, no? L'Arezzo veniva da due pareggi consecutivi, non so cosa sarebbe successo se la sua squadra non l'avesse vinta, invece è arrivato 3-0 netto, meritato, insomma questo può cambiare anche il futuro della stagione. Sicuramente noi giochiamo tutte le partite, ogni partita, domenica per domenica, che sia Castelrigone, che sia il Todi, che sia Ponte Vecchio, giochiamo sono sempre tre punti, dunque dobbiamo giocare sempre con questa mentalità e questo agonismo per portare a casa il risultato. Non cambia niente, ma cambia solo il nome della domenica dell'avversario, ma noi dobbiamo giocare per portare a casa i tre punti e per risalire questa classifica. Non vuoi spendere parole sui singoli di solito, però ti chiedo, non so, una citazione per Dromela, che ha fatto la prima da titolare. Se te la senti di darla. Sicuramente ha fatto una buona partita, è uscito, aveva un problemino alla coscia, è uscito, è un giovane interessante, non bisogna dare troppe pressioni, ha fatto bene, piano piano si ritaglierà anche lui lo spazio, visto che ormai è stato aggregato, l'ho voluto aggregare alla prima squadra dai primi di dicembre. Cioè, un'ultima cosa, questa è stata la prima di un trittico di partite, giovedì c'è l'Orvietana, domenica poi le Ponte d'Era. Hai fatto anche delle sostituzioni in questa chiave per dare un po' di spazio a tutti. Ad Orvieto non ci sarà Crescenzo, tra l'altro, per squalifica. Sì, no, sicuramente abbiamo fatto dei cambi dove davanti hanno lavorato molto gli attaccanti, hanno lavorato bene e molto e non possesso palla, dunque era giusto cambiare e c'erano giocatori pronti per entrare che hanno fatto molto bene.